Il parco regionale del Matese è un tema di grande attualità in questo periodo per l'imminente passaggio in parco nazionale. Delle difficoltà e dei motivi che ancora ne frenano il passaggio, ne ha parlato con noi di Caserta Sera il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, nel corso del suo incontro con i sindaci del Matese. Allora, oggi si continua a parlare, diciamo, è un argomento di grande attualità, il Parco regionale del Matese. La sua venuta, Parco nazionale del Matese, non ancora, no? Diciamo, la legge c'è istitutiva, adesso c'è bisogno di, che ci sia una perimetrazione. La Regione Campania ha fatto la sua proposta al Ministero, manca la proposta della Regione Molise. Ecco, quello che volevo capire, la sua venuta qui a Piedimonte è prettamente per il parco. Invitato a questa riunione del parco ed eccomi qua. Che tempi ci vorranno, secondo lei? Ma i tempi, adesso il Molise ha chiesto di ragionare fino a febbraio con i suoi sindaci, con le sue amministrazioni, che la perimetrazione è sempre qualcosa di, ecco, che deve essere fatto con oculatezza, evidentemente a tempo ha bisogno di tempo. Ecco. Quindi possiamo dire che la perimetrazione a livello della Regione Campania. È stata inviata, il Ministero infatti con una nota ha riscontrato anche alla Regione Molise che c'è la loro mancanza, la Regione Molise ha chiesto un po' di tempo, di solito il tempo si dà a tutti. Avevamo il Parco Nazionale del Matese, diventa un tema sempre di grande attualità. La stessa domanda che ha fatto prima, la venuta del Presidente della Regione oggi, che cosa significa? Diciamo che in questo momento possiamo dire con la massima serenità e soprattutto con quelli che sono gli atti amministrativi che per quanto riguarda il versante campano, quindi per quanto riguarda la perimetrazione del nascituro Parco Nazionale, la Regione Campania ha compiuto tutti gli atti che dovevano essere messi in atto. In campo e ha inviato al Ministero per tempo quella che era la proposta di perimetrazione. Ad oggi purtroppo registriamo ancora quel ritardo molisano che purtroppo vede alcuni comuni che stanno diciamo, interloquendo tra loro per cercare in qualche modo di trovare una sintesi che rappresenterebbe poi il completamento di questo iter per far nascere nel migliore dei modi il Parco Nazionale. Chiaramente per nascere il Parco Nazionale deve essere completata la perimetrazione. Oggi il Presidente del Consiglio regionale, che è stato Presidente della Commissione Ambiente nella precedente legislatura regionale e che ci ha accompagnato insieme anche all'onorevole Zannini, perché ricordo che nel mese di novembre 2020 c'è stato proprio presso questa sede un incontro con tutti i sindaci del Parco regionale, e con i sindaci dei comuni beneventani collegati via Skype per ovvie ragioni anti-Covid, per condividere quella che doveva essere la proposta di perimetrazione campana. Quindi in qualche modo vogliamo semplicemente legittimare un lavoro che anche il Parco regionale, con esigue risorse economiche, ridotto personale, come sapete, ha cercato in qualche modo di fare. Oggi un nuovo incontro con i sindaci. Oggi un nuovo incontro con i sindaci che è necessario ovviamente, ripeto, per fare il punto della situazione relativamente alla perimetrazione, ma anche perché il Parco regionale, se in questi 3 anni ha sempre lavorato con quella direzione del Parco nazionale, è chiaro che svolga un ruolo, continui a fare le cose che ha fatto fino ad ora, cercando ovviamente di mettere al centro tutela e salvaguardia, ma anche nello stesso tempo di fare attività di promozione del territorio, come, ripeto, abbiamo fatto in questi 3 anni. Quindi per concludere possiamo dire che attualmente l'unico problema è la perimetrazione, però per quanto riguarda la Regione Molise. Questa è una cosa che poi ci fu confermata anche dall'onorevole Fanelli, consigliera regionale del Molise. Ritengo non sia semplice, non è uno di quei temi e quelle cose che si possono fare dall'oggi al domani. Il tempo che ci vuole, sono stati 3 anni molto intensi, come sapete, c'è stato anche il Covid che non ha consentito anche quella dialettica necessaria con la cittadinanza, ma penso che la strada sia quella giusta. Secondo me in autunno riusciremo a trovare un po' la quadra. Dalla sede del Parco regionale del Matese è tutto. Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.